questa sera sono venuto a portarvi la buona novella. E la buona novella del Vangelo, della grazia, ok? E ho visto che sul vostro schermo, mi metti lo schermo che avete voi con dove c'è Giovanni 8:31. Mi è venuto in mente una cosa dove dice, scusate, beh comunque Giovanni 8:31 dove dice conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, ok? Se uscite da una comunità, da una chiesa, da un incontro, da un seminario e non vi sentite liberi, vuol dire che non avete ascoltato la verità. Com'è, non importa, ormai l'ho detto, ma grazie. Cioè, eccolo lì. Gesù disse, se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Quindi se quando uscite stasera di qua non vi sentite più liberi di quando siete entrati, vi restituiamo i soldi dell'offerta. Va bene? Offerta che non abbiamo fatto, quindi siete a posto. Non c'è problema. Ma quella è la chiave, la chiave del Vangelo, la chiave del Vangelo della grazia, è non quella di avere un sacco di roba fra le orecchie nel cervello, ma è quella di avere un cuore che è libero, che dice, tira un sospiro di sollievo e dice, ah, gloria a Dio, è fatta, tutto è compiuto. Il cristiano dovrebbe vivere sotto uno striscione con scritto tutto è compiuto e viverlo realmente, non da dire sì, tutto è compiuto, però adesso io devo. Sta a sentire. I peccati che cerchiamo così disperatamente di dimenticare, Dio non se li ricorda più. Ebrei 10:17, i vostri peccati e le vostre iniquità non me le ricordo più. Non lo dice Babbo Mario, lo dice la scrittura. Controlliamo, perché vedo che mi state guardando un po', come Dio non se li ricorda più. Se lo dice la Bibbia dovrebbe essere giusto, no? Ebrei 10:17, vediamo 16. Questo è il patto che io farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò le mie leggi nel loro cuore e le scriverò nella loro mente, aggiunge, e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta per il peccato. Quindi i peccati che noi cerchiamo così disperatamente di dimenticare, no, perché io ho fatto, no, perché allora, come non riesco. Dio, quale peccato? Cos'è? Cosa hai fatto? Non lo ricordo. Lo ha gettato nel mare della sua dimenticanza. E ha messo su un cartello che dice vietato pescare. Nei momenti più tristi e tragici della mia vita sono sopravvissuto non perché io non ho mai lasciato andare la mano di Dio, ma perché Lui non ha mai lasciato andare la mia mano. Questo è il Vangelo. La religione ti dice devi resistere fino alla fine. La religione ti dice che la salvezza è una corda che penzola dall'alto alla quale tu ti devi aggrappare con tutte le tue forze e non lasciarla andare mai. Perché se la lasci andare... Ma il Vangelo dice, io non ti lascerò mai andare. Io non ti abbandonerò mai. Nessuno potrà mai toglierti dalla mia mano. E Gesù dice, la mia mano... E poi nel versetto dopo dice nella mano del Padre, quindi sono due mani che si chiudono una sull'altra e tu sei lì dentro. E niente e nessuno potrà mai toglierti da quella caverna di sicurezza, di certezza che è l'amore e la grazia di Dio. Quello è il Vangelo. È solo quando abbiamo un quadro molto chiaro dell'inflessibilità, della richiesta di perfezione che Dio fa all'uomo, che possiamo capire appieno l'assoluta necessità del dono della grazia che Dio fa all'uomo. È solo Matteo 5:48, Gesù dice ai farisei, siate perfetti
come vostro Padre nei cieli è perfetto. Vedi, il Vangelo non è un manuale per migliorarsi. Quella è religione. La religione ti dice, sì, vabbè, lo so, ogni tanto sbagli, e vabbè, ti ravvedi, chiedi scusa e Dio ti rimette. No, no, amore mio, no, il peccato può essere perdonato solo attraverso il sangue. Ebrei 4 dice, non c'è perdono, solo attraverso il versamento di sangue c'è il perdono dei peccati. Quindi quando tu pecchi è inutile chiedere perdono. Devi ammazzare qualcuno. Gesù Cristo, sulla croce, è morto per te e per i tuoi peccati, una volta per sempre. Ebrei 10:14, con una sola offerta, egli, Gesù Cristo, ha reso perfetti per sempre tutti coloro che ha santificato. Alleluia. Cioè, ma allora non devo chiedere perdono? Ma chiedi perdono, ma chiedi perdono da un punto di vista di essere perdonato, non da un punto di vista di dover ricevere quel perdono. Perché il tuo perdono non dipende da te, non dipende da quello che fai, non dipende da come ti comporti, non dipende da cosa prometti, non dipende da quello che fai, dipende solo da quello che ha fatto Gesù sulla croce una volta per sempre. Questo è il sangue del nuovo patto, versato per voi una volta per sempre. Grazie. Quello è il Vangelo, quello è il messaggio della grazia. Noi non c'entriamo niente, l'iniziativa è sua. Ricordatevi sempre che il Nuovo Testamento non incomincia. Se io apro la Bibbia a Malachia capitolo 4, versetto 6, prima di Matteo 1:1, c'è un scritto sulla Bibbia il Nuovo Testamento. Non è vero? Come Marchiò, non è vero? Eh no, non è vero. Quando inizia un testamento? Quando una persona nasce o quando una persona muore? Non è difficile. Guarda qua. Quando muore. Quindi non inizia da Matteo 1:1, come dice lì, dalla culla, ma inizia da Giovanni 19:30 sulla croce. Il Nuovo Testamento inizia quando Gesù sulla croce dice tutto è compiuto, tutti i requisiti, tutti i comandamenti, tutto ciò che voi dovevate sopperire, fare, ubbidire, esaudire, eccetera, eccetera, ci ho pensato io. Tutto è finito, adesso il velo si apre dall'alto in basso, anoten, significando il fatto che non è un'iniziativa dell'uomo, ma un'iniziativa di Dio, si apre dall'alto in basso. Si apre sul tabernacolo, sul Sancta Sanctorum, dove c'era l'arca con l'immagine di Dio, con le tre personalità di Dio, le tavole di pietra che rappresentano il Padre, la pentola di manna che rappresenta il Figlio e la verga che faceva i frutti che rappresenta lo Spirito Santo. Lì dentro sopra c'era il caporetto, che era il sedile della misericordia, dove nessuno poteva presentarsi senza un versamento di sangue, dove il sangue doveva essere spruzzato, versato su quel caporetto, il sedile della misericordia, perché Dio potesse accettare la tua presenza. Il velo si spezza, Gesù versa il suo sangue, il velo si spezza non perché tu possa entrare, ma perché lui possa uscire ed entrare nel nuovo tempio. Alleluia. Ricorda, statemi a sentire, il terzo tempio a Gerusalemme, che lo costruiscano o non costruiscano, non vuol dire niente, perché il terzo e ultimo tempio siamo noi. Paolo dichiara, non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo? Quindi non lasciatevi abbindolare dai predicatori americani che gli chiedono soldi per costruire il terzo tempio. Amen. Grazie. Oh, adesso che vi ho dato un attimino un'entrata, così fra poco mi devo togliere il maglioncino, per cui sono un attimino. Allora, vi faccio una domanda. Supponiamo che Matteo, supponiamo il mio amico, fratello e carissimo nuovo amico Matteo, vai al caffè, vai al bar e ordini una tazzina di caffè, ok? Ti alzi e non vedi che Mariano ha steso il piede così. Ti alzi con la tazzina di caffè per andare a prendere un cornetto o lo zucchero, inciampi e versi il caffè per terra.
quale motivo hai versato il caffè per terra? Non ti voglio imbarazzare. Chi è che mi può... La domanda è semplice, perché... No, perché nella sua tazza c'era il caffè. Se ci fosse stato del tè, avrebbe versato il tè. La vita ti farà sempre degli scambetti. Quello che è dentro di te esce. Se è grazia, quando la vita ti fa uno sgambetto, esce la grazia. Se è rabbia, se è invidia, se è mancanza, se non sai chi sei, se hai paura, se quello è quello che esce dalla Giovanni 1,14, dice: Gesù è venuto pieno di verità, pieno di grazia. La pienezza della grazia ti mette, Paolo dice sempre, grazia e pace, nelle sue lettere. Inizia con la frase grazia e pace, mai pace e grazia, sempre grazia e pace. Perché? Perché soltanto quando tu sei pieno di grazia, che se versi qualcosa, hai la pace lo stesso. È soltanto quando sai di poterti presentare a un Dio che non si aspetta niente da te, se non la tua presenza fallita davanti a un Dio perfetto, portando l'agnello che ti può salvare. Quando il peccatore andava nello Yom Kippur, nel tabernacolo di Mosè, si presentava al sommo sacerdote, portava un agnello. Il sommo sacerdote chi ispezionava? L'agnello, non il peccatore. Quando tu ti presenterai a Dio con l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, Dio non ispezionerà te, perché tu sei già stato ispezionato, dichiarato colpevole, messo sulla croce, ucciso, in Cristo, sepolto, risorto a nuova vita. Non sei più tu che vivi, ma è Cristo che vive in te. Ed ecco la... non mangio. Ed ecco la semplicità del Vangelo. Non è un modo di comportarsi meglio, non è un manuale di miglioramento, non sono regole da seguire perché allora non ero più, adesso sono. No, sei una catastrofe come lo eri prima. È inutile che pensiamo che una volta che tu sei cristiano smetti di peccare. Qui ci vuole un bel amen, soprattutto dagli uomini. Amen. Scordatevelo, perché Gesù ha creato una montagna invalicabile che si chiama legge e la descrive nel famoso Sermone sul Monte, Matteo 5, 6 e 7, dove Gesù parla a dei farisei che pensavano di poter riuscire a soddisfare un Dio impossibile da soddisfare con le loro opere, con la loro partecipazione. E Gesù gli dice, ok, vedi, non è solo questione di quello che fai o non fai, ma è questione di quello che pensi. Quindi non solo non devi ammazzare nessuno, ma non devi neanche voler ammazzare nessuno. Infatti cosa dice? Basta che tu dici raka a tuo fratello e sei in pericolo delle pene dell'inferno. Scusate. E no, perché la mosca riconosce l'unzione, no? Allora viene. Gesù non dice non devi perdonare tutti. Il famoso Padre nostro, che viene pregato da centinaia di milioni di cristiani, che non si rendono conto della follia di pregare una preghiera che Gesù ha riservato agli ebrei. Perché cosa pregate quando pregate il Padre nostro? Padre, perdona me come io perdono quelli che mi hanno fatto del male. Buona fortuna. Ti rendi conto della follia di dire Padre, perdona me come io perdono loro? Non ce n'è uno in questa sala che non ha un rancore con qualcuno.
oggi pomeriggio, ieri, 10 anni fa, 30 anni fa, qualcuno vi ha fatto del male e ancora ci state pensando. E Gesù dice, non avete bisogno neanche di non perdonarlo, di dire, beh, ti perdono. No, dovete volerlo perdonare. Con un animo completamente puro dovete perdonarlo con qualsiasi cosa, non solo, ma se lo rifà un'altra volta lo dovete perdonare un'altra volta, se lo fa un'altra volta lo dovete perdonare un'altra volta. Ecco l'impossibilità della richiesta di perfezione di Dio. Dice, no, ma Matteo non voleva dire quello. Sì, perché tant'è vero, va avanti e dice, perché se voi non perdonate vostro fratello dal cuore, neppure il Padre nei cieli perdonerà voi. E buona fortuna. Io invece sai cosa dico a Gesù? Dico, no, no, lascia stare la legge, lascia stare la Torah, dammi la grazia, pieno di grazia, pieno di grazia. Io non voglio essere perdonato come perdono io, voglio essere perdonato come perdoni tu. Tant'è vero che Paolo dice, perdonatevi gli uni gli altri come Dio in Cristo ha perdonato voi. Ha perdonato, voce del verbo, aver perdonato, passato. Non devo far niente per farmi perdonare. Una volta che ho accettato la sostituzione, il Vangelo è una sostituzione. Paolo dice, sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo. Il Vangelo è una sostituzione, ero morto, ora sono vivo. Ero in Adamo, ora sono in Cristo. Ero nella carne, ora sono nello Spirito. Ero una capra, ora sono una pecora. Ero un servo, ora sono un figlio. Ragazzi, non dimenticatevi mai la vostra identità. Siete figli di Dio. Ebrei 13:9. Ebrei 13:9. Arrivo, eh? Giacomo, Ebrei 13:9 dice: non lasciatevi trasportare qua e là da varie e strane dottrine, perché è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia e non da cibi da cui non ebbero alcun giovamento quello che ne fecero uso. Qui sta parlando di cibi perché stava parlando degli ebrei che tentennavano fra il diventare cristiani o il rimanere ebrei, dovuto a tutte le persecuzioni sia di Roma che di Gerusalemme. La lettera agli ebrei è stata indirizzata agli ebrei con questo scopo, con lo scopo dello scrittore, dell'autore, che non sappiamo chi è, potrebbe essere Paolo, potrebbe essere Apollo, ma non si sa, con lo scopo di dire agli ebrei che il vecchio patto è il nuovo patto è meglio del vecchio patto, che Melchisedec è meglio di Abramo, che la grazia è meglio della legge, e in tutta la lettera presenta questa cosa, finché appunto dice non lasciatevi sviare da delle dottrine strane che vi chiedono di fare qualcosa, di non mangiare qualcosa, di vestirvi in un determinato modo, di comportarvi in un determinato modo. Se poi la porti nel XXI secolo, sono tutte quelle cose che ti dicono devi fare questo, devi fare quello, devi fare quello, se no Dio non sorride. No, Dio sorride anche se tu non fai più niente da questo momento in poi. Però visto che non hai niente da fare, adesso cosa vuoi fare? Non hai niente...